Buongiorno a tutti ragazzi, il France NBA Revival Zone. Oggi andiamo a vederci i calendari perché mancano 7-8 partite alla fine della stagione regolare e ci sono ancora tante questioni aperte. Quindi andiamo a vederne uno alla volta e proviamo a fare una prediction, tanto si sa io la sbaglio, quindi vai. Allora ragazzi, so che la grafica fa cagare, però è il modo migliore per mostrarvi i calendari. Qui sotto vedete la prima delle questioni aperte, ovvero quella per il seed numero 1 nella Eastern Conference. Se lo giocano Celtics, Miami Heat, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Questi sono i calendari, squadra per squadra, ribadisco, grafica fatta col culo. Però apprezzate lo sforzo. Allora, partiamo dai Boston Celtics. Intanto al prossimo turno, ovvero questa notte e martedì 30, ci saranno direttamente gli scontri diretti. Philadelphia, Milwaukee e Celtics, Miami. Qual è il punto? Il punto è che si è fatto male Time Lord, Robert Williams III. Dei Boston Celtics, che è un po' il perno da un punto di vista difensivo, anche se poi andando a vedere le partite noti che comunque è molto istinto ancora, cioè paradossalmente all'Horford è più un giocatore difensivo da sistema di Time Lord. Time Lord va molto a istinto, non sbaglia quasi mai, atletismo a mille, però è tanto istinto. Probabilmente quello che serviva di fatto ai Boston Celtics. Il problema è che si è infortunato. Si è rotto il menisco, starà fuori di qualche settimana, probabilmente salterà anche le prime di playoff, ma è un bel colpo, un bel duro colpo per i Boston Celtics. Miami Heat, che di contraltare hanno vinto nella notte, i Celtics invece hanno perso all'overtime con i Raptors senza Tatum, Brown, Horford e Time Lord, a confermare comunque che la forma c'è. Miami ha vinto e si è ripresa la testa di serie numero 1 al momento. Il calendario più facile tra le quattro squadre, che se ne dica, ce l'hanno comunque i Philadelphia 76ers, che dopo il primo scontro diretto contro i Milwaukee Bucks hanno una striscia di partite non irresistibili. Hanno due volte Detroit, hanno Cleveland, Indiana due volte, Toronto e Charlotte, quindi tutte squadre tendenzialmente sotto il 50% o attorno al 50% come Toronto e Cleveland. Per quanto riguarda i Milwaukee Bucks, il calendario è decisamente più complicato, perché oltre alla sfida contro il Philadelphia 76ers del 29 marzo, abbiamo anche lo scontro diretto il 7 aprile con i Boston Celtics in casa, ma abbiamo anche lo scontro con i Brooklyn Nets, che devono assolutamente vincere. I Clippers, per Dio, hanno ormai terminato la loro stagione, ormai sono lì, hanno il posto garantito ai play-in e non credo abbiano tanto da chiedere. Comunque poi ci sono Cleveland, Chicago e Dallas, che sono ancora in lotta per qualcosa, e poi Detroit Pistons, con cui vinceranno facile. Segnatevela questa. Miami Heat, scontro diretto con Boston, impegnati a Chicago, poi a Toronto, quindi due squadre che lottano per il sesto settimo posto a est, e Miami può essere l'ago della bilancia per queste contendenti. Poi Charlotte, Atlanta e gli Orlando Magic. I Celtics invece hanno Miami, poi Indiana, Washington, quindi due partite sulla carta abbordabili, Chicago, Milwaukee, quindi scontro diretto, e poi Memphis, che stiamo vedendo non ne perde una. Dal mio punto di vista, la squadra più avvantaggiata tra queste quattro, purtroppo, oserei dire, sono i Philadelphia 76ers. Due partite contro Detroit e due partite contro Indiana nelle ultime otto sono tanta roba. Tutte le altre squadre non hanno così tante partite sulla carta abbordabili come ce le hanno i Philadelphia 76ers, che a questo punto rischiano seriamente di arrivare primi ad est, e non è detto che sia una cosa voluta, una cosa a cui queste squadre puntino, perché al primo turno può voler dire affrontare i Brooklyn Nets con la testa di serie numero 8. E Philadelphia-Brooklyn al primo turno dei playoff, dopo tutto quello che è successo, secondo me sarebbe un bel vedere.
A seguire direi se la giocano un po' tutte e tre, insomma, hanno tutte e tre un calendario molto variopinto, ecco, tra le quattro oggettivamente Philadelphia è quella che ha il calendario più semplice ed è quella che secondo me ha più possibilità di arrivare prima, quindi avere la seed, il seed numero uno ad est. Andiamo ora al prossimo step. Eccolo qua il prossimo step ed è la lotta per il sesto e settimo posto, quindi per evitare il settimo posto nella Western Conference. Le squadre coinvolte sono quattro: Nuggets, Timberwolves, Dallas Mavs e Utah Jazz. Attualmente la squadra meno in forma di queste quattro sono palesemente gli Utah Jazz, che sono a quattro sconfitte consecutive, sono senza centri, tant'è che hanno firmato per 10 giorni pure Greg Monroe, che ha girato più squadre lui che il buon Doug Overton in tutta la sua carriera NBA. Non sapete chi è Doug Overton, andate a cercarvi Doug Overton. Jazz che hanno un calendario comunque complicato perché hanno le due di Los Angeles, non si sa i Lakers se vogliono effettivamente continuare a competere per i playoff, ma comunque hanno le due di Los Angeles, hanno Golden State, Memphis, che sulla carta sono squadre che hanno già la loro posizione, che hanno già ottenuto quello che volevano, ma che non hanno ancora, cioè che comunque qualcosa, Memphis lo vediamo non perde mai, ma Golden State un minimo di necessità di ritirare sul morale ce l'ha, poi Oklahoma City, Phoenix e Portland, quindi Utah, Oklahoma City, Portland e sulla carta i Clippers, che non hanno più niente da chiedere al campionato. Mavs hanno i Lakers, Cleveland, Washington, Milwaukee, Detroit, Portland e San Antonio. I Dallas Mavs hanno un calendario che può considerarsi in un certo senso agevole, perché avendo Washington, Detroit e Portland, quindi tre partite di questo tipo nelle ultime otto, hanno sinceramente buone chance di confermare il quarto posto, di fare un ulteriore passo avanti rispetto alle stagioni precedenti dal punto di vista di seed playoff e un passetto alla volta. Dallas e Luka Doncic stanno salendo. Ci sono poi i Denver Nuggets in striscia da due o tre vittorie consecutive, non ricordo. La prossima partita è con gli Indiana Pacers da vincere, poi c'è lo scontro diretto con Minnesota. E da questo scontro diretto molto probabilmente dipenderà effettivamente l'arrivo finale per quanto riguarda le posizioni. Io credo che Dallas arrivi quarta, Utah quinta, Nuggets sesti, e Minnesota play-in contro i Clippers. L'unico dubbio è lo switch tra Denver e Utah, anche perché Denver sarà ago della bilancia per quanto riguarda invece la zona bassa della Western Conference, affronterà due volte i Lakers e gli San Antonio Spurs, tra l'altro il 3, il 5 aprile e il 10 aprile, quindi insomma tre sfide calde per i Denver Nuggets, che oltre a poter spingere i Nuggets in una zona più alta del sesto posto, potrebbero anche, vincendo due partite con i Lakers, farli uscire dai play-in, e penso che comunque tutti a livello di squadre, diciamo, che sono attualmente i playoff, preferirebbero avere i San Antonio Spurs piuttosto che i Lakers coinvolti nei playoff. Andiamo alla grafica successiva ed eccoci qui alla lotta invece per il ottavo, nono e decimo posto per quanto riguarda la Eastern Conference. Attualmente le squadre coinvolte sono tre, sono Nets, Hawks e Hornets. Gli Hornets attualmente sono ottavi e quindi hanno la possibilità di giocarsi due chance per arrivare ai playoff. I Nets sono noni e gli Atlanta Hawks sono decimi. Da segnarsi sul calendario il 5 aprile, anche in questo, scusate, il 2 aprile, anche in questo caso, lo scontro diretto tra Atlanta e Brooklyn, perché la squadra più in forma al momento sono proprio gli Atlanta Hawks, che un minimo sono risaliti, hanno agganciato il trenino, e se potessero anche gli Atlanta Hawks raggiungere l'ottavo posto e avere due chance playoff piuttosto che una sola, schifo non farebbe. E questo, ragazzi, è il merito, gran merito dei play-in, che tantissimi hanno criticato quando sono stati introdotti e confermati, ma che in realtà ci rendono questi finali di stagione veramente competitivi, perché in un altro
mondo prima dei play-in, gli Atlanta Hawks probabilmente l'avrebbero già data su. Sono decimi, hanno una discreta un discreto distacco dall'ottavo posto. Probabilmente gli Atlanta Hawks, invece di provare a risalire a vincere, l'avrebbero già data su. I Nets hanno un calendario agevole, hanno il calendario più semplice dell'intera NBA, hanno Detroit a livello di record ovviamente, poi bisogna vedere partita per partita, ma hanno Detroit, Houston, Indiana e i New York Knicks alla terz'ultima giornata. Occhio, perché i Knicks le ultime partite le stanno vincendo tutte, quindi semplice sulla carta, ma poi bisogna vedere partita per partita. Anche gli Hornets hanno un calendario piuttosto agevole, perché hanno gli Orlando Magic, gli Washington Wizards e anche loro i New York Knicks nella prossima partita. Knicks lanciati però, attenzione. Gli Atlanta Hawks hanno gli Oklahoma City Thunder, gli Houston Rockets, gli Washington Wizards e poi hanno tre partite complesse, perché hanno Cleveland, lo scontro diretto con Brooklyn e i Miami Heat. I Nets hanno buone chance, secondo me, di arrivare... la porta 3, ma va bene, hanno buone chance di arrivare all'ottavo posto. Certo è che la sconfitta con Charlotte della notte scorsa è stato un punto dolente, è stato un punto terrificante in realtà, perché si sono fatti superare e hanno dato un segnale non confortante, perché c'erano tutti a parte Ben Simmons e perché hanno perso in rimonta contro una squadra che sulla carta a livello tecnico non ha i giocatori che hanno i Nets. Però è difficile non vedere i Nets ai playoff. I playoff li faranno probabilmente, ma in una gara secca, ragazzi, può succedere di tutto. Per cui se immaginiamo gli attuali accoppiamenti per i play-in, quindi Cleveland contro Charlotte e Atlanta contro Brooklyn, nono decimo, è già Atlanta-Brooklyn è una partita, ragazzi, da tenere sott'occhio, perché non è così scontata, come non sarebbe scontata l'eventuale partita tra Nets e la perdente tra Hornets e Cleveland. Per cui, ragazzi, altra situazione da monitorare, sicuramente quella per la definizione dei seed dall'ottavo al decimo della Eastern Conference. Andiamo ancora oltre. Ed eccoci quindi alla lotta per il quinto, sesto e settimo posto nella Eastern Conference, perché dopo una stagione ben sopra le aspettative, i Cleveland Cavs stanno crollando su se stessi. Sono attualmente settimi dopo essere stati a lungo nella parte alta della Eastern Conference e soprattutto i Toronto Raptors non sembrano volersi fermare. Nella notte c'è stata la vittoria contro i Boston Celtics, sebbene i Boston Celtics fossero decisamente decimati, e mentre Cleveland è decisamente calata. L'infortunio di Jarrett Allen ha pesato tantissimo, tantissimo, e probabilmente Evan Mobley, nonostante sia un grandissimo giocatore, un grandissimo prospetto, ancora non riesce da solo a tenersi sulle spalle il peso di una difesa e di un attacco di una squadra così. Dall'altra parte ci sono i Bulls. La situazione Bulls non so se sia migliore o peggiore di quella di Cleveland. Fatto sta che se andiamo a vedere il calendario di Chicago, so cazzi perché sappiamo del record dei Chicago Bulls con le squadre, con le migliori squadre di ogni conference, e affronteranno Miami, Milwaukee e Boston in mezzo alle sette partite che sono rimaste. È vero che le altre partite sono contro Washington, Clippers, Minnesota e Charlotte, però è anche vero che Minnesota forse all'ultima giornata non ha più niente da chiedere, quindi potrebbe essere una cosa positiva, ma Charlotte, trovarla lì quando magari sta ancora cercando di arrivare all'ottavo posto, non è una bella cosa. Washington e Clippers sono due partite da vincere, assolutamente, con Washington in trasferta, con i Clippers in casa. È vero che poi i Bulls andranno a completare con praticamente tutte le partite in casa il finale di stagione, perché Miami, Milwaukee, Boston e Charlotte le affrontano in casa e poi Minnesota al Target Center a Minneapolis. Per quanto riguarda Cleveland, quattro trasferte, c'è la partita con gli Orlando Magic, c'è la partita con i New York Knicks, calendario però tosto perché hanno Dallas, Atlanta, Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee che stanno tutte contendendosi un posto, un seed playoff.
Per quanto riguarda Toronto, c'è Houston, abbordabilissima, c'è Orlando, abbordabilissima, poi ci sono Minnesota, New York probabilmente abbordabile all'ultima stagionale, però anche in questo caso Miami, Atlanta, Philadelphia, c'è un trittico di partite molto complicato. È vero che però i Toronto Raptors sono la squadra più in forma al momento tra le tre e sicuramente nella parte bassa, diciamo, della Eastern Conference, e a questo punto della stagione, a 7-8 partite dalla fine, i Raptors meriterebbero di rientrare direttamente nei playoff per la stagione che hanno fatto. Mi dispiace per Cleveland, ma temo che siano proprio i Cavs poi a giocarsi il play-in. Per quanto riguarda Chicago, dopo le premesse iniziali di una stagione folgorante, sono crollati per l'ennesima volta. Giocatori come Vucevic, come DeRozan, come Lavin, alla fine, stringi, arrivano sesti, settimi, ottavi in regular season con prospettive di uscire al primo turno. E visto le premesse iniziali, è una stagione sulla carta deludente per i Chicago Bulls, sulla carta deludente se tiriamo le somme. Poi magari i playoff passano il primo turno, ali dell'entusiasmo, magari vanno avanti, chi lo sa, ma un Zach LaVine free agent a fine stagione, al termine di una stagione che doveva essere di altissimo livello e invece si è rivelata deludente, insomma, staremo a vedere, perché insomma non è così scontato che LaVine possa rimanere a Chicago. Andiamo all'ultima grafichetta. Ed eccoci finalmente al momento che tutti aspettavano, ovvero la lotta per i play-in ad ovest. Perché tutti aspettavano? Perché coinvolge quelli in giallo e viola. Per questa grafica vi ho messo anche gli ultimi risultati perché sono importantissimi. Perché i Lakers hanno perso lo scontro diretto con i Pelicans dopo essere stati sopra di 23 punti. Rimontati, LeBron si è fatto male alla caviglia, dice di avere un male cane, chissà se credergli o meno, lo vedremo. Ma come potete vedere, il calendario dei Lakers è veramente tostissimo. Segnatevi la partita, il rematch del 1 aprile contro i New Orleans Pelicans, i Lakers in casa, quella sarà la crocevia. Quella sarà la crocevia, perché nelle prossime partite, ragazzi, i Lakers hanno Dallas e Utah, mentre i Pelicans hanno Portland e San Antonio a Memphis. Il discorso è che poi San Antonio affronterà due volte in back-to-back i Portland Trail Blazers e lì sì che si deciderà la stagione, perché mentre gli Spurs giocano contro Portland ci sarà lo scontro diretto tra i Lakers e i Pelicans. Attualmente la situazione vede i Pelicans al nono posto, Lakers ancora al decimo, ma agganciati da San Antonio. San Antonio non è una squadra che tanca per natura. I Lakers devono tener botta. Se vogliono provare ad avere una chance, devono tener botta. Adesso si sta parlando sempre più insistentemente del rientro di Anthony Davis, che per l'ennesima volta sarà affrettato e per l'ennesima volta porterà a disastri da un punto di vista fisico. Il calendario dei Lakers, ragazzi, è complessissimo, perché hanno Dallas, Utah, Pelicans, Denver, Phoenix, Golden State, Oklahoma City per carità, e poi Denver Nuggets all'ultima. Mentre per quanto riguarda i Pelicans, nel mezzo ci sono Portland, Sacramento e Clippers, un trittico di gare che sarà decisivo per quanto riguarda la corsa ai play-in. Diciamo che nelle prossime 5 partite, quindi due volte Portland, Sacramento, Clippers e Lakers, se i Pelicans vincono 4 di queste 5, è praticamente già fatta. La lotta sarà tra Lakers e Spurs, e per quanto riguarda il calendario, ragazzi, San Antonio ha sulla carta due vittorie agevoli con Portland, visto quello che sta facendo Portland, e l'ultima partita tra Portland e Oklahoma City è qualcosa di vergognoso, ma magari ne parleremo in pausa pranzo. Direi che i Lakers sono nella melma più totale. La mia prediction sarà che alla fine Pelicans e Spurs riusciranno ad agganciare i play-in e i Lakers rimarranno fuori. Dovesse essere veramente così, attendiamoci un off-season veramente scoppiettante, perché insomma, dopo essere partiti con il vento in poppa, i favori dei pronostici, e LeBron e Westbrook e i 4 top 75 all time, Hall of Famers, destra e sinistra,
undicesimi a ovest senza scelte future sarebbe veramente un disastro epocale per i Lakers, la famiglia Bass, LeBron James e tutti quelli coinvolti in questa stagione veramente pessima. Con questa competizione per, diciamo, i play-in ad ovest concludo. È di fatto la stagione, il finale di stagione più entusiasmante, quantomeno del nuovo millennio, da che io abbia memoria, e sarò curiosissimo di seguirlo con voi, con i soliti mezzi, YouTube per quanto riguarda i video, Twitch per quanto riguarda le live. Giovani, è stato un piacere, togliamo la grafichina, noi ci vediamo in pausa pranzo, dalle 12.50, 13, quasi tutti i giorni. Seguitemi su Telegram per gli aggiornamenti legati alla programmazione, ai video, a tutto quello che è collegato a questo. Sono usciti, anzi è un esperimento in realtà, sto iniziando a pubblicare via podcast le storie di sport che racconto anche su YouTube, rifacendo gli audio, perché alcuni audio, data anche la mia inesperienza iniziale e la poca qualità proprio tecnica che avevo, facevano cagare. Quindi vi metto qui sotto in descrizione tutti i link ai vari podcast che potete trovare, anzi al mio podcast che potete trovare su una marea di piattaforme diverse, da Spotify ad Apple Podcast, a Facebook Podcast, Spreaker e tutta una serie di altre robe. Quindi ragazzi, fatevi sotto, seguitemi anche là se non lo fate, e ragazzi ci vediamo, buona giornata e che il finale di stagione NBA sia con tutti voi. Un bacione, il Franz.